Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con il nostro incontro webinar. Io sono Donatella De Francesco dell'Accademia Limpedismov e il webinar di oggi è sui disturbi del sonno, le gambe che non riposano. Sono con noi oggi la dottoressa Brigida Minafra della Fondazione Mondino di Pavia e la dottoressa Federica Provini dell'Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna e del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell'Università degli Studi di Bologna. Prima di lasciarvi in loro compagnia, vi ricordo che chi volesse fare delle domande o comunque condividere delle esperienze al riguardo può farlo cliccando sulla freccetta in alto a destra sul pannello di controllo e scrivere appunto la propria domanda o comunque la propria impressione sulla sezione domande. Io adesso vi lascio e quindi buon webinar a tutti e lascio la parola alla dottoressa Brigida Minafra. Grazie a tutti, buonasera, grazie all'INPE, benvenuti su Webinar Parkinson. Oggi parliamo di sonno, abbiamo la fortuna di poter ascoltare la dottoressa Provini, esperta in medicina del sonno e nei disturbi del movimento. Non tolgo tempo a lei, vi esorto a fare domande perché ogni domanda è motivo di riflessione e di discussione ed è ben accetta. Quindi buon webinar a tutti. Prego Federica. Grazie Brigida, grazie alla Fondazione Limpe e abbiamo deciso di dedicare questo webinar ad un argomento specifico. Ci darà poi la possibilità di parlare del sonno in maniera più generale. In particolare ci occuperemo di una malattia che si chiama sindrome delle gambe senza riposo, assolutamente non recente, come vedremo, ma ancora bizzarra e di difficile riconoscimento. La sindrome delle gambe senza riposo è una malattia cronica. Noi la definiamo come un disturbo che associa dei sintomi sensitivi e dei disturbi motori. Interferisce con il riposo e in particolare con il sonno notturno, perché i sintomi si manifestano spesso quando le persone decidono di coricarsi, di mettersi a letto, sono pronti per dormire, ma il sonno non arriva per queste gambe che non stanno ferme. Ovviamente un sonno di cattiva qualità, non ristoratore, che arriva spesso solo nelle prime ore del mattino, ha ripercussioni diurne sulla qualità della vita e su tutto quanto noi facciamo durante la giornata. Come vi dicevo, non è una malattia recente. Addirittura nel 1600 già questo grande clinico inglese e anatomico, pensate che le sue spoglie sono nell'abbazia di Westminster, si considera che sia il fondatore della neurologia moderna, Thomas Willis, descrisse questa patologia. Semplicemente osservando le persone che ne erano affette, mentre sdraiate la sera cercavano di prendere sonno, ma il sonno era tenuto lontano e proprio quel posto che doveva essere di riposo diventava un luogo di grande tortura. La descrizione della malattia come la riconosciamo oggi però si deve a un medico svedese, Carl Axel Ekbon, che nel 1944 descrive la malattia nelle sue caratteristiche cliniche, descrivendone benissimo tutti gli aspetti clinici che ancora oggi conosciamo. A Bologna, sapete, Lugaresi e Coccagna, che vedete in questa fotografia, fondano il laboratorio del sonno e la medicina del sonno, non solo a Bologna ma nel mondo. E registrando un paziente con la sindrome delle gambe senza riposo, che all'epoca dava insonnia, loro si occupavano di sonno, quindi per loro era un caso molto interessante, descrissero per la prima volta dei movimenti che interessano le gambe, che avvengono anche quando il soggetto dorme e che presero il nome allora di mioclono notturno. Poi più recentemente vedremo, li abbiamo definiti i movimenti periodici degli arti. Sono Scusa. sicura che sì. Dimmi. Scusa Federica, ma hai appunto introdotto il mioclono. A volte i pazienti dicono che la difficoltà di addormentarsi è legata, per esempio, a degli scatti degli arti inferiori. È quello a cui ti riferivi oppure la sintomatologia è diversa? Dunque, la sindrome delle gambe senza riposo è più articolata. Quindi non è fatta solo di movimenti. Vedremo un po' più avanti che questi movimenti, se riesco ad avere i video che partono, ve li mostro perché sono certa che molte persone si riconosceranno in questo. Si
Se il paziente è un uomo, spesso la moglie dice: ma io prendo i calci da mio marito. Sono appunto movimenti a scatto, come dice la dottoressa Minafra, che interessano una gamba o l'altra, possono interessare solo il piede e che possono comparire sia nel momento del rilassamento che anche durante il sonno. La sindrome gambe senza riposo, però, non è solo questo. È un disturbo anche sensitivo che consiste in un fastidio, in un'irrequietezza a tenere ferme le gambe e alla necessità di doversi muovere. L'uresi a Coccagna, come vi dicevo, vedete nel nostro laboratorio del sonno negli anni 60, dove ancora le registrazioni si facevano utilizzando la carta, descrivono per la prima volta questi movimenti e scoprono che avvengono periodicamente. Quindi, un'altra caratteristica, se avete dei dubbi e non sapete di che cosa state parlando, potete valutare se i movimenti di cui parlate hanno un andamento periodico. Vuol dire che si ripetono proprio contando ogni 20, 40, 15 secondi. Se hanno questo andamento, potete parlare di mioclonio notturno. Ecco, questo è un termine vecchio, ormai non lo usiamo più, preferiamo proprio movimenti periodici degli arti, quindi considerate che non solo le gambe possono scattare, ma anche le braccia, in sonno, perché in sonno sono più frequenti, ma anche in veglia rilassata. Poi Infatti, dobbiamo dire pure. il paziente può accorgersi di questi movimenti, si accorge. Allora, quando è sveglio si accorge di questi movimenti? E spesso i pazienti raccontano, no? Le gambe si muovono da sole, le gambe mi scattano. Altre volte i movimenti sono volontari, un po' perché associati ai sintomi sensitivi, sono la nostra risposta è il nostro tentativo di fare terminare questi sintomi sensitivi. Nel sonno, invece, i movimenti si possono presentare, ma non risvegliano il paziente. Quindi sono più un'osservazione di chi guarda dormire il paziente che dice: ma mio marito si muove tanto, si muove con le gambe, si muove con le braccia, ma dormirà? E noi spesso troviamo questo. Abbiamo i movimenti, ma da un punto di vista dell'elettroencefalogramma non si modifica nulla. Tanto è vero che, se vogliamo aprire una parentesi, i movimenti li trattiamo quando sono un problema per il paziente, ma mai se non sono un problema per lui. La fine della storia arriva con questo medico turco, il dottor Akpinar, che pensate, trova per la prima volta come la levodopa sia una terapia efficace per questa patologia. Aveva proprio visto poco prima di pazienti affetti dalla sindrome gambe senza riposo tre pazienti che avevano la malattia di Parkinson. Non sapendo cosa dare ai pazienti con le gambe che non stavano ferme, decise di somministrare la levodopa e da allora iniziò la terapia con questo farmaco che, come sapete, ora è stato soppiantato dai dopamina agonisti. Però a lui si deve per primo anche l'ipotesi che il sistema dopaminergico c'entri come causa della malattia. Federica, scusami, c'è una domanda dalla signora Anna che chiede se esiste anche il caso di una malattia delle braccia senza riposo e se questi sintomi possono essere i sintomi anticipatori di una malattia di Parkinson associata a decadimento cognitivo. Beh, grazie ad Anna, la domanda è molto interessante. Allora, certo, anche le braccia. Come dicevo prima, il termine venne poi modificato in movimenti periodici degli arti, proprio ad indicare che non solo le gambe, ma anche le braccia possono essere interessate. Ora, vi farò vedere però che ci sono dei criteri diagnostici molto stretti. Come vedete da questa diapositiva, da Ekbon ad oggi, c'è un gruppo internazionale che si occupa della malattia e che ha stretto cinque criteri caratteristici, perché non dobbiamo confondere questa malattia con altre sintomatologie che possono accadere nel corso della giornata. Quindi, certamente le braccia possono essere interessate, però andiamo a vedere bene fra un attimo i criteri per fare la diagnosi. Non c'è nessuna evidenza che questa patologia preluda a una malattia di Parkinson. Sono due patologie completamente diverse e
la dimostrazione è che la malattia di Parkinson ha una riduzione della produzione di dopamina. Nella sindrome delle gambe senza riposo non c'è assolutamente nulla. Quindi non è una malattia legata a una neurodegenerazione, se volete. Quindi non prelude a nulla e, come avete visto, la scoperta che la dopamina e i farmaci dopaminagonisti c'entrino nella patogenesi e funzionino è stata assolutamente casuale, ma non è una malattia carenziale o degenerativa. I criteri diagnostici, allora, guardiamoli rapidamente. La cosa più caratteristica, direi, in maniera anticipatoria, è che i sintomi della restless, si chiama così in inglese, hanno un ritmo circadiano, cioè non sono distribuiti in maniera uniforme nell'arco delle 24 ore, non li ho al mattino, non li ho a pranzo, tipicamente iniziano nel tardo pomeriggio, la sera, ma il picco della sintomatologia è la notte, nella prima parte della notte. Se i disturbi che lamentate non hanno questo ritmo, bisogna pensare a qualcos'altro. C'è una domanda, Federica, perché non possono comparire al mattino? Dunque, perché? Il perché non lo sappiamo. Si sa, purtroppo, cioè, vedo anche nel sorriso della dottoressa Minafra, ma lei conosce bene la fatica della ricerca. Allora, tutto quello che siamo riusciti a fare fino ad ora è costruire la curva in tutto il mondo della sintomatologia. Perché non lo sappiamo, però sappiamo che è una malattia che ha queste caratteristiche. Potremmo dire che quello che regola la malattia non è solo il nostro sistema sensitivo, il nostro sistema motorio, ma anche l'orologio biologico che regola i nostri ritmi. Quindi questi sintomi hanno una collocazione stretta, stretta con il rapporto luce-buio, sonno-veglia. Però, ecco, credo che sia molto importante, soprattutto per voi che avete una malattia dove distinguere i sintomi delle volte diventa difficile, e sapere se è una sindrome delle gambe senza riposo, è la mia malattia di Parkinson o è un effetto collaterale della terapia diventa faticoso quando i sintomi non sono comparsi in maniera diversa. Quindi vi aiuta proprio il ritmo circadiano a fare un po' di chiarezza. Se i sintomi non li ho, soprattutto la sera, devo pensare a qualcos'altro. Un'altra caratteristica, il primo criterio è, quindi diciamo, la necessità di muovermi. Abbiamo detto non solo le gambe, ma gli arti. Spesso perché c'è una sensazione spiacevole. Allora, non è un dolore. Spesso noi chiediamo ai pazienti, ma cosa sente? Mi racconti meglio. Guardate qui i termini che ho provato a raccogliere. Ogni persona usa i suoi termini. È come se qualcosa strisciasse, come se avessi le bollicine nelle gambe. Sento prurito, mi bruciano, tira qualcosa. Recentemente, è proprio la paziente che ho visto una settimana fa, mi diceva, guardi, io ho come un senso di ansia o di smania diffuse. Guardate i bambini, come rappresentano bene i sintomi, no? Le gambe che sembrano elettriche, il fatto che non le tengo ferme, che mi devo girare nel letto e cambiare il posto. Dalle gambe le metto sul cuscino e il cuscino sulle gambe. Una sensazione di scossa elettrica, per cui le braccia e le gambe vengono rappresentate con tanti trattini. Non è solitamente dolore. Può esserci, come diceva Ekman, anche la forma dolorosa, ma di solito non è dolore. L'altro criterio. Quindi, se tra i sintomi il paziente riferisce del dolore, noi dobbiamo estendere le nostre ricerche, non possiamo ricondurre questo sintomo a una sindrome delle gambe senza riposo. È possibile che il paziente abbia un'altra cosa concomitante. Esattamente, non primariamente. Solitamente la sensazione è proprio un fastidio, una smania. L'altra cosa è che questo fastidio e questa smania inizia, compare quando sto fermo. Solitamente in una situazione di inattività,
per cui la sera sdraiato a letto, ma anche sul divano, qualcuno dice: non riesco a finire di cenare, devo cenare col piatto in mano, girando, perché se mi fermo parte questo fastidio e non riesco a stare appunto in quella posizione. Qualcuno recupera anche le storie familiari, è una malattia spesso familiare e se siamo stati piccoli e chiaramente la diagnosi non era stata fatta, però nei ricordi si recupera. Ricordo la nonna che non stava seduta davanti al fuoco, ma ogni tanto si alzava e andava a fare un giretto e senza altri apparenti motivi. Poteva essere la smania alle gambe. Questa cosa sparisce col movimento. Quindi compare la smania, io mi alzo solitamente, oppure posso stropicciare le gambe, muoverle, ma più delle volte mi serve proprio muovermi, anche di notte purtroppo. Quante persone si alzano, devono girare, ma finché cammino i sintomi spariscono. Quando torno a letto, tutto questo può aver alleviato la sintomatologia, oppure averla solo temporaneamente tamponata. Torno a letto, mi sdraio, i sintomi ricompaiono e devo ricominciare a muovermi. Come dicevamo, il ritmo circadiano, quindi posso averlo nel corso della giornata, ma tutto peggiora o si aggrava di notte rispetto al resto della giornata. L'ultimo criterio che è stato aggiunto, perché capiamo la difficoltà anche in chi ci ascolta, di fare la diagnosi differenziale con altre patologie, è che posso avere un'insufficienza venosa, posso avere un problema osteoarticolare, ma questi disturbi non devono, diciamo, essere causati in maniera eccessiva da questa condizione. In altre parole, la mia sindrome di gambe senza riposo deve essere in primo piano e l'insufficienza venosa, il disturbo articolare, solamente una parte piccola di un'eventuale parte della sintomatologia. Ti faccio una domanda, Federica. Spesso succede che il paziente che riferisce una sintomatologia, appunto possiamo ricondurre a una sindrome delle gambe senza riposo, ha anche un disturbo, per esempio, del nervo periferico, per esempio i pazienti diabetici che hanno un disturbo della sensibilità e quindi durante il giorno sperimentano dei sintomi come formicoli, difficoltà di sensibilità. Quando tu dici la sindrome delle gambe senza riposo deve essere in primo piano, che cosa vuol dire? Che il paziente riesce a discriminare perfettamente i due sintomi? Sì, hai ragione. Allora, il paziente riesce a discriminare i due sintomi, è chiaro che la confusione c'è, però occupandoci di sonno noi vediamo anche pazienti diabetici. Allora, riflettiamo su quello che abbiamo detto. La polineuropatia diabetica purtroppo una volta che si è instaurata rimane sempre. Quindi io il formicolio, i disturbi della sensibilità li ho sempre, da quando mi sveglio a quando vado a letto e forse anche quando mi sveglio di notte. Non passano quando mi muovo, non passano. Possono variare in sensi, in intensità, ma non tali da cessare. E la circadianità non c'è. Non c'entra, quindi i criteri, ricordiamoci, non è solo fastidio e mi devo muovere. I criteri ci devono essere tutti. Poi è ovvio che io posso avere una sindrome delle gambe senza riposo e anche, ahimè, una polineuropatia diabetica. Però augurandomi che non siano nate in contemporanea, grazie a questi elementi riesco a riconoscere quello che è legato al diabete e quello che è legato a questa sindrome. Un'altra cosa interessante è, guardate questa figura, è presa da un lavoro scientifico che ha intervistato centinaia di pazienti per andare a vedere qual era il distretto corporeo più colpito. Abbiamo detto prima, braccia e gambe, ma anche il tronco, interessati in egual misura, però la parte anatomica che viene più frequentemente colpita è la gamba. I sintomi sono nella parte gialla che vedete nella diapositiva, dal ginocchio in giù. Una gamba, l'altra gamba, una volta tutte e due, ma quella è la sede anatomica caratteristica della sindrome gambe senza riposo. Quindi, come vi ho detto, possiamo avere
sintomi unilaterali, possiamo avere sintomi che si alternano tra le due gambe. Ecco, di questa malattia si parla adesso molto, considerate però che la frequenza dei sintomi varia, la frequenza dell'intensità varia. E quindi abbiamo accanto a pazienti che possono avere questo fastidio pochi minuti, qualche volta in un anno, pazienti che hanno sintomi tutte le sere per molte ore. Viene considerata una patologia da suicidio per chi ce l'ha in maniera veramente importante, tale da richiedere una terapia farmacologica. Considerate, parliamo dell'1-3% della popolazione adulta. Se consideriamo invece persone che possono averla nell'arco della loro vita qualche volta, allora possiamo arrivare anche al 30% della popolazione. Ecco, questi sono i movimenti periodici. Ne abbiamo già un po' parlato. Vediamo se i video funzionano e se riesco a farveli vedere. Forse no, è difficile. Ecco, vediamo. Vedete? Ovviamente per questioni di privacy abbiamo mascherato completamente non solo il viso ma il tronco del paziente, ma focalizzatevi sulle gambe e vedete che ci sono questi movimenti abbastanza semplici del piede o dell'alluce. Il paziente sta dormendo, potete sentirlo? Noi, ecco, adesso sì, adesso è ripreso il video, non lo Il video, vedevamo. no, allora, il video sta scorrendo, è un video in tempo reale, per cui i 20-30 secondi tra un movimento e l'altro sono reali. Come vedete, il paziente non fa niente tra una cosa e l'altra. Sentite il respiro, così siete sicuri che sta dormendo e vedete che noi ovviamente abbiamo l'elettroencefalogramma sincronizzato quando facciamo le esazioni. Avete visto che i movimenti del piede che sta sotto sono movimenti del piede ma anche della gamba, però avete visto che lui continua a dormire indisturbato senza muoversi. Era questo che dicevamo. Questi sono i movimenti periodici, più o meno intensi, periodici, ma che se non svegliano il paziente non hanno un significato patologico. Una importantissima precisazione. Nella sindrome delle gambe senza riposo, il 90% dei pazienti ha questi movimenti, in veglia e in sonno. Non è vero il contrario. Quindi non è vero che se voi avete questi movimenti avete la sindrome delle gambe senza riposo, perché questi movimenti sono aspecifici, non fanno la diagnosi. Quindi sono una conferma diagnostica. Per chi ha già la clinica, non sono la diagnosi per chi la clinica non ce l'ha. Questo è un altro paziente per farvi vedere quanto intensi. Faccio una domanda. È sempre necessario fare una videopolisonno per fare la diagnosi oppure basta l'esame clinico e l'anamnesi del paziente e ovviamente del bed partner? Sì, perfetto. No, non serve mai fare la poligrafia, mai. La diagnosi è clinica, è solo clinica, quindi avete bisogno del neurologo di dare a lui le informazioni corrette anche col bed partner sui criteri che vi ho detto. La poligrafia, questi movimenti li faccio vedere in patologie di altro tipo per darvi un'idea, perché sono molto allarmanti. Chi guarda dormire una persona e la vede muoversi così, guardate anche questo signore che fa questi movimenti con tutte e due le gambe simultaneamente, pensa che questa cosa sia disturbante per lui. E invece non lo è. Quindi la poligrafia non serve, e basta la clinica, basta l'esame obiettivo neurologico e poi vedremo dopo magari una valutazione dell'assetto del ferro ematico che può avere un importante impatto sul trattamento. Poligrafia proprio diciamo la riserviamo a casi eccezionali in cui magari non c'è la corrispondenza tra la sintomatologia clinica e quello che il clinico può farsi come idea. Però immaginate una persona che non riesce a stare a letto, messa in un letto di laboratorio con gli elettrodi attaccati al corpo, eh? Diventa il posto da grande tortura di Thomas Willis.
No, tanta gente, insomma, quando anni fa facevamo registrazioni, perché ovviamente la clinica si evolve e le cose migliorano nel tempo, le persone dicevano la prego, mi stacchi, devo girare, devo camminare, devo andare fuori dalla stanza. Ecco, la registrazione è questa. Vedete, noi nei laboratori di poligrafia possiamo registrare l'elettroencefalogramma. Possiamo registrare i movimenti oculari che aiutano per il riconoscimento delle fasi di sonno, ma anche i muscoli. Questi sono i muscoli delle gambe che sono quelli che governano questi movimenti di flesso estensione del piede. Gli elettrodi vengono applicati sulla cute in maniera molto semplice. Questo in generale, se il vostro neurologo vi chiederà di fare uno studio del sonno, si pulisce un po' la cute attraverso un batuffolo di cotone e si applicano poi degli elettrodi a coppetta esterni, quindi tutto molto indolore e tranquillo. Si fissa l'elettrodo con un cerotto e con questo montaggio voi potete dormire una notte intera e noi possiamo registrare le attività motorie e correlarle con le fasi di sonno. Quello che otteniamo nella Scusami, registrazione è questo. c'è una domanda della signora Michela che chiede, ho dei movimenti improvvisi notturni, scatti. Alcune volte me ne accorgo quando il sonno è appena sopraggiunto, altre volte invece a riferirlo è mio marito. Ma la signora ha anche una diagnosi di Parkinson ad esordio giovanile e verosimilmente descrive anche una sensazione di blocchi di cemento agli arti inferiori. È come se i polpacci si raggrinziscano. Questa sintomatologia può essere ricondotta a una sindrome delle gambe senza riposo? È normale No. che io senta risucchiarsi le gambe per terra? No, la sintomatologia non è questa. Allora, scatti di notte ce ne sono di molti tipi. Vi ho fatto vedere quello che è il movimento più frequente. Un'anamnesi però fatta col vostro neurologo è in grado di fare chiarezza. Ci sono altri scatti che potete vedere anche in chi dorme in treno di fronte a voi. Tutti noi proviamo, per esempio, delle mioclonie all'addormentamento, il sussulto grande del corpo, per esempio. Sono scatti fisiologici, sono un accompagnamento fisiologico di un sonno normale. Quindi questi potrebbero non essere quelli che noi le stiamo facendo vedere, però basta approfondirle un attimo col suo neurologo. Nella malattia di Parkinson ci sono altre manifestazioni e gli scatti possono essere all'interno di un comportamento. Per esempio, abbiamo il comportamento in sonno REM in cui riusciamo, a causa della perdita della tonia in questa fase di sonno, a mimare il contenuto del sogno. E se il sogno è particolarmente violento, possiamo avere degli scatti che però sono contenuti in un comportamento. Le gambe che si raggrinziscono, che si rendono come di pietra, non sono assolutamente la sintomatologia da restless, ma potrebbero più essere legati alla sua patologia di base, questo certamente. Come dicevamo, questi sono i movimenti che vediamo, non so se sono riuscita a convincervi, non siete degli elettroencefalografisti, ma guardate come a fronte di quella traccia nera che si vede sul muscolo tibiale, che vedete qua, questi sono i movimenti che vi ho fatto vedere, l'elettroencefalogramma non si muove, rimane assolutamente immodificato. Questo ci dà l'idea di quanto buono sia il sonno a scapito di movimenti che avvengono, potremmo dire, in periferia. Come dicevamo, i movimenti possono interessare una gamba o anche tutte e due, guardate qua, destra, sinistra, anche alternativamente, in un modello bizzarro che si può manifestarsi per l'intera durata della notte. Abbiamo, se volete qualcosa da un punto di vista strumentale per la restless, delle modalità di registrazioni più semplici, indirette ma più semplici. Come vedete qui, questo è un attigrafo, lo vedete in alto a sinistra, è una specie di accelerometro, un piccolo orologino che si può mettere sulla mano non dominante e che si porta per una settimana. Questo accelerometro dà molte informazioni, non solo legate ai movimenti che abbiamo visto, può darci proprio delle informazioni indirette su come è il nostro sonno. Noi lo lasciamo al paziente per una settimana, a
accompagnato da un diario del sonno, in cui ognuno di voi può scrivere quando va letto, quando si alza, se si sveglia, eccetera. Si riporta l'apparecchio in laboratorio e, come vedete, quello che si ottiene sono delle strisce variamente colorate. Se io muovo il mouse, voi lo vedete o no? Sì, sì, sì. Quindi ogni riga che vedete qua è una giornata di registrazione, da mezzogiorno a mezzogiorno. Come vedete, ci sono delle attività molto scure, continue, nere. Questa è l'attività della veglia, di una veglia normale. Poi ci sono dei momenti di blocco, in cui noi segniamo, grazie al diario, che il paziente si è tolto l'apparecchio, e poi di notte, grazie al fatto che qui è da mezzanotte alle 6 e questo azzurro è il tempo che il paziente ci ha detto sono stato a letto e dovrei aver dormito, possiamo vedere per esempio che questo sonno non è di buona qualità, perché qui c'è il periodo corretto per dormire, da mezzanotte alle 7 del mattino, ma come vedete c'è molta attività motoria, addirittura un'attività motoria che simula l'intensità di quella in veglia e che ci sta ad indicare come il nostro paziente faccia dei risvegli particolarmente prolungati nel corso delle notti, quasi di ogni notte, e anche quando questa attività non è così intensa, però nelle altre ore c'è un'attività motoria. Quindi questa informazione ci può dire, per esempio, quanto la sindrome delle gambe senza riposo o qualsiasi disturbo motorio che abbia diagnosticato il neurologo possa interferire con la qualità e la quantità del sonno notturno. È un sonno disturbato, può poi avere delle ripercussioni motorie, per esempio in un paziente con malattia di Parkinson durante il giorno? Eh sì, purtroppo la malattia di Parkinson, come sapete, è proprio caratterizzata clinicamente anche da un'alterazione del sonno e del ritmo sonno-veglia. Sappiamo quanto il riposo incida sulla bontà, no? Delle performance motorie, soprattutto la mattina. Quindi noi ci dobbiamo occupare molto del nostro sonno e di renderlo il più fisiologico e il più buono, direi, veramente salutare possibile. Non può essere un argomento di cui non ci occupiamo, non solo perché di notte c'è una maggiore rigidità, ci sono altre difficoltà, c'è una maggiore necessità magari di urinare, dobbiamo proprio occuparci di renderlo di buona qualità, di mantenerlo, quindi di controllare i fenomeni motori, siano essi positivi o negativi, al meglio che riusciamo, per garantirlo nelle ore notturne, quindi ridurre la stanchezza e la sonnolenza di giorno e migliorare certamente le performance motorie, ma secondo me anche potenziare l'efficacia dei farmaci. La diagnosi, come diceva prima la dottoressa Minafra, è una diagnosi clinica purtroppo. Quindi noi non abbiamo né un marker ematico, né un marker biochimico, né un test neurofisiologico. Come diceva bene prima la signora che ha fatto la domanda, ma perché? Ma perché? Ma allora questa malattia cos'è? Da dove viene? Purtroppo non abbiamo una risposta in questo. Possiamo dire un po' vagamente, perché è difficile spiegare in termini non medici quello che accade, che il disturbo è un disturbo che interessa il controllo motorio e anche la percezione sensitiva. Se qualcuno di voi ha questo disturbo, sa bene come i bagni caldi o qualche volta le docce fredde possano modificare l'intensità della sintomatologia. Quindi modificare le percezioni sensitive alla periferia è in grado di modulare la risposta motoria. È difficilissimo da dire, ma è così. Però quello che bisogna sapere è che per questo disturbo non è necessario fare la risonanza, non è necessario fare la TAC, tantomeno non servono, come abbiamo detto, l'elettromiografia, il Doppler per vedere se la circolazione è perfetta o gli esami radiologici per vedere che non abbiamo un problema alle ossa. Serve la nostra osservazione e un bravo neurologo che conosca la patologia, ma ormai la conoscono tutti. Spesso abbiamo una storia familiare positiva, quindi cerchiamo tra i nostri avi, tra le zie, le cugine, se qualcuno, anche solo in certi momenti di vita, ha avuto i sintomi.
cerchiamo i movimenti periodici che abbiamo visto e poi in effetti la risposta alla terapia con i farmaci dopaminagonisti può essere un criterio aggiuntivo che avvalora la diagnosi. Se volete, esiste anche questa scala, non diagnostica, ma per divertirsi a vedere quanto sono grave. Esiste quindi una scala, sono 10 domande, ve le ho lasciate qua nelle diapositive. Bisogna rispondere esattamente come direi che è grave il mio disturbo, è molto grave, grave, moderato. Quanto mi devo muovere per risolvere questo problema? Quanto è il sollievo che io ottengo muovendomi? In generale, quanto può essere grave il disturbo in una settimana? E poi ancora, sono stanco? Sono lento? Ma per questo disturbo, quante volte l'ho avuto? Tutti i giorni? Una volta alla settimana? Mai? E quanto è durato? Come dicevamo prima, qualcuno dice, ma 10 minuti. Sono venuto da lei perché voglio sapere che malattia ho, ma non perché cerco una terapia. E poi quanto impatta questo disturbo sulla mia vita, sulla voglia di stare con gli altri, di andare al cinema, di andare al circolo, di frequentare il teatro? Pensate, molte persone rinunciano a questo, perché stare fermi in un teatro, prendere un aereo e stare seduti non è possibile, mi devo alzare, sono causa di disturbo per gli altri e allora talvolta preferisco rinunciare. Questo dormire male, dormire poco, dormire in maniera così difficoltosa mi rende più irritabile, meno disponibile, anche più triste. Quanto? 10 domande. Ogni risposta da 0 a 4, ovviamente voi capite che 40 ho una situazione gravissima, meno di 10 ho una situazione forse tutto sommato tollerabile. Scusami Federica, ti faccio una domanda che un po' mette insieme una serie di domande che ci sono arrivate. In sostanza, i pazienti chiedono: se durante la notte io ho un risveglio per urinare perché avverto i sintomi dell'off motorio, è possibile che la sintomatologia si ripresenti nel momento in cui io devo riprendere sonno, quindi nella notte a seguito di un risveglio? È possibile che la sintomatologia della sindrome delle gambe senza riposo si presenti nuovamente? Sì, potrebbe ripresentarsi, come vi dicevo, però ha di solito un timing. Allora, quello che accade solitamente è che i sintomi sono all'addormentamento, quindi nella prima parte del momento in cui vogliamo dormire. Capisco che cioè, do risposte articolate, però dovete anche pensare che ogni persona è un caso a sé, quindi le risposte cercano di prendere un po' tutte le possibilità, ma poi queste risposte vanno discusse singolarmente. Allora, il più delle volte ce l'ho all'addormentamento, il che vuol dire che quando mi sveglio di notte non ce l'ho più. Altre volte non ce l'ho all'addormentamento, ma i sintomi mi svegliano. Quello però che è caratteristico, ecco, non richiedetemi perché, ma dopo le 3 di notte questi sintomi cessano. Tanto che molti pazienti dicono: ma io alla mattina dormo un po' di più, perché riesco a dormire dalle 6 alle 8. Mi faccio un certificato per andare più tardi al lavoro, perché il momento in cui riesco a dormire è quello lì. Quindi è possibile, ma non è la norma. Ok. Malattia familiare, probabilmente molto familiare, noi diciamo autosomica dominante, quindi colpisce tutte le generazioni, ma ahimè il gene non ce l'abbiamo. Quindi abbiamo, la ricerca va avanti, abbiamo identificato molti loci in vari cromosomi che possono essere dei candidati, ma probabilmente la malattia è poligenica e quindi un gene specifico in questo momento non c'è. Ci sono delle condizioni che possono favorire la restless e che sono trattabili, come dicevamo prima, per esempio la carenza di ferro. Ci sono delle condizioni che sappiamo essere legate alla carenza di ferro, no? Quindi come la gravidanza, le persone anemiche, un'insufficienza renale. Misurare il ferro nel cervello non possiamo, ovviamente, però possiamo misurarlo nel siero. Allora, se noi misuriamo sia il ferro,
quindi la sideremia, ma misuriamo soprattutto quelle che sono le proteine che lo trasportano, lo mobilizzano e lo immagazzinano, possiamo avere un riferimento specifico della necessità di una terapia con ferro. Vi ho messo qui i valori perché chiedere di misurare la ferritina e vedere se la ferritina è al di sotto di 50 microgrammi su litro, attenzione perché i valori normali in Italia partono da 10, quindi io potrei avere dei valori assolutamente normali, ma avere lo stesso bisogno di una supplementazione di ferro se ho il fastidio alle gambe. Quindi chiedere al medico di valutare l'assetto della sideremia in generale, sideremia, ferritina, transferrina. E se la ferritina è al di sotto di questo valore, è utile prendere ferro, assolutamente per via orale, per 3-4 mesi e poi ricontrollare i valori. Qualche volta questa, diciamo, semplice accortezza è sufficiente per avere un miglioramento della sintomatologia, senza la necessità di ricorrere a terapie più articolate e più impegnative. Non abbiamo farmaci al momento attuale che modifichino la malattia. Quindi dire, qualche volta ho pazienti che mi dicono: ah, ma se io l'avessi curata 20 anni fa non sarei così. Qui possiamo stare tranquilli, nel senso che è una malattia cronica, sì, ma fluttua. Ci sono momenti della vita in cui va meglio, momenti della vita in cui va peggio, stagioni in cui va peggio. L'estate spesso è la stagione più difficile durante l'anno. Però, diciamo, trattarla o non trattarla farmacologicamente non ne modifica il decorso. I farmaci servono per alleviare i sintomi e ridurre l'impatto che questi hanno sul sonno e sulla nostra vita quotidiana. Quindi con i farmaci noi riduciamo i sintomi, riduciamo il numero delle notti in cui abbiamo i sintomi, riduciamo la durata e il numero dei risvegli notturni con i sintomi. Ovviamente quindi la terapia farmacologica non è obbligatoria. La terapia farmacologica la discutete con il vostro neurologo, dopo che avete avuto la risposta diagnostica, sulla base di qual è l'impatto per voi di questa patologia. Ci sono dei farmaci che l'aggravano, quindi alcuni farmaci non dovrebbero essere utilizzati. Per esempio, molti antidepressivi possono aggravare la sindrome gambe senza riposo. Ci sono i farmaci antistaminici, per esempio, che vengono utilizzati per trattare il sonno. In generale, tutti i farmaci che interferiscono con i recettori della dopamina possono aggravare la sindrome gambe senza riposo. Quindi fate caso se i sintomi sono cominciati dopo l'inizio di una nuova terapia, alla sospensione di determinati farmaci. Ci sono delle accortezze di vita, un po' imparate dai pazienti, che proprio su di sé scoprono cosa funziona e cosa non funziona, e che se sono sufficienti a contenere i sintomi vanno benissimo. Certamente avere un ritmo sonno-veglia è utile. È utile per tutti, non solo per chi ha questo fastidio alle gambe. Siamo fatti di ritmi. E se sentite anche chi si occupa di malattie degenerative, di deterioramento, la prima cosa su cui punta è il mantenimento dei ritmi biologici. Il ritmo sonno-veglia è uno di questi, quindi cercare di mantenere, pur con la difficoltà quotidiana, con l'impatto della malattia, che ovviamente noi conosciamo molto bene, stando a contatto con voi, però un ritmo in cui si va a letto e un ritmo in cui ci si alza, indipendentemente da quello che è successo, che io abbia dormito, che io non abbia dormito, che io sia stanco, che io abbia del dolore, aiuta a mantenerlo. Il che vuol dire che quel sonno perso in quella notte sarà recuperato nelle notti successive, ma vuol dire che noi governiamo il nostro orologio biologico e non lo lasciamo alla deriva come una nave. Quindi scusami Federica, ti chiedono: avere un ritmo
seppur con l'aiuto di farmaci ipnoinduttori o benzodiazepine, è sicuramente più utile che non dormire per notti o per periodi piuttosto lunghi. Sì, assolutamente. E io credo che dobbiamo occuparcene di più. Dovete abituarvi a parlare della vostra malattia in tutti i suoi aspetti. Non ci sono solo sintomi motori, non c'è solo l'impaccio quotidiano, i neurologi lo sanno. Il sonno, e nella malattia di Parkinson abbiamo visto, non c'è tanto il problema dell'inizio del sonno, ma del mantenimento del sonno. Più noi conserviamo la possibilità del sonno frammentato, vuoi per i blocchi, vuoi per appunto i disturbi di vario tipo, vuoi per la restless, più noi consolidiamo quella frammentazione. Se invece utilizziamo ovviamente prima le strategie comportamentali, poi ci può essere il ritmo luce-buio. Quanti di noi sbagliano e stanno in ambienti oscurati, nella penombra, e non ben illuminati di giorno? Dobbiamo abituarci a veramente una dicotomia. Di giorno c'è la luce, ma ci sono ambienti ubriachi di luce e ci siamo noi che ci muoviamo. Di notte c'è il buio, ma il buio vero, e noi dormiamo. E dobbiamo abituarci a questo. Quindi di giorno, anche se non va, mi espongo alla luce, apro tapparelle, tende tutto, e di notte oscuro. Se poi tutto questo non va, posso aiutarmi per esempio con la melatonina, che è un aiutante della sincronizzazione e che fisiologicamente con l'età si riduce la secrezione, quindi posso aiutarmi con questo. Se poi queste cose non vanno, le benzodiazepine, gli ipnoinduttori, a dosi basse, le dosi minime efficaci per raggiungere l'effetto. Mai aumentare una terapia senza parlarne col neurologo. Piuttosto modificare il principio attivo che non aumentare quello, fare delle assunzioni discontinue, non tutta la settimana, ma magari 4-5 giorni, però affrontarlo il sonno. Più noi lo teniamo disturbato, più rimarrà così e sarà difficile poi riportarlo in una situazione di normalità. Federica, ti faccio una domanda. Sulla melatonina in passato siamo stati abituati a ragionare su almeno 3-4 mg. Adesso in Italia è difficile trovare le formulazioni. Di recente ci sono le formulazioni in gocce che ti permettono di titolare sui 3-4 mg. Un milligrammo può essere considerato una dose utile e terapeutica almeno all'inizio del trattamento? Sì, allora, utile o terapeutica è difficile dirlo in assoluto, però il criterio è sempre quello. Si parte dal basso e si sale gradatamente fino alla necessità. Quindi, perché ovviamente noi abbiamo davanti storie di malattie diverse, malattie iniziali, malattie molto complicate e avanzate. Abbiamo comorbidità da gestire. Allora, dosi basse si provano in maniera corretta, sulla base di quello che si ottiene si alzano assolutamente. Quindi un milligrammo va benissimo e poi pian pianino, avendo un po' di pazienza, perché capisco che soprattutto col sonno la pazienza è poca, siamo qui alle 3 del pomeriggio ed è facile, questa notte alle 2 di notte sarà più difficile e quindi io svuoto tutto quello che trovo in casa perché non riesco a dormire, però se abbiamo un po' di pazienza, come siamo arrivati a quella condizione, pian piano riusciamo anche ad uscirne. Come vi dicevo, ecco, un'altra cosa importante è l'esercizio fisico. Vale qui, ma vale in generale per il sonno. Tanti pazienti mi dicono: mi sono stancato da morire, così stanotte dormirò. Non funziona. Serve un esercizio fisico moderato, spesso da fare in mattinata, se potete, cioè lontani dalle ore del sonno. Non funziona più mi stanco, più mi attivo, più dormo. Funziona più ho vissuto la giornata in maniera rilassante, tranquilla, in modo da potermi avvicinare al sonno in maniera gentile, come una mamma fa col suo bimbo, no? Preparandolo a dormire, più io riuscirò a dormire bene. Quindi, certamente l'esercizio fisico moderato, se possibile, la mattina. In particolare per la sindrome delle gambe senza riposo ci sono le attività mentali invece attivanti. Questo lo dicono tutti. Sono sul divano rilassato, fermo,
e le gambe non stanno ferme, ma appena arriva un documentario che cattura la mia attenzione, improvvisamente tutto passa e le gambe si bloccano. Quindi non è solo il riposo fisico, ma è anche il riposo mentale. Per cui se avete il fastidio alle gambe, concentratevi attivamente su qualcosa che vi piace, che vi attira, che vi appassiona ed è un buon metodo per tenerle buone. I gruppi supporto esistono anche per questa malattia, ci sono gruppi italiani, c'è un gruppo americano molto forte. Non sentirsi soli, sapere che anche gli altri hanno il nostro disturbo aiuta a confrontarsi anche con quelle che sono le esperienze di tutti. I farmaci. Non mi piace mai mettere dosi e principi farmacologici perché credo che non serva il fai da te. I farmaci li danno i medici. In un patto terapeutico però col paziente, quindi io dico al mio medico quali sono i sintomi e insieme decidiamo se è il caso di trattare e con quali farmaci e a quali dosaggi. Ovviamente vedete qua quelli che sono i farmaci di più largo utilizzo, i farmaci dopaminergici, vi dico, hanno in questa specifica patologia un problema possibile. Funzionano molto bene a dosi molto basse e spesso non è neanche necessario aumentarle. In qualche caso però danno un fenomeno paradossale che noi chiamiamo augmentation. All'aumentare del dosaggio del farmaco non ottengo un ulteriore miglioramento sui sintomi, ma ne ottengo un peggioramento paradosso. Quindi se qualcuno di voi ha la malattia e ha notato che aumentando il dosaggio i sintomi hanno perso la loro connotazione serale notturne. Non interessano più solo le gambe, ma hanno interessato un distretto corporeo diverso. La durata dell'effetto terapeutico si è ridotta. Parlatene subito col neurologo perché è ora di fermarsi e cambiare principio attivo. Questo è il motivo per cui da qualche anno non sono più di prima scelta e gli altri due, come vedete, sono diventati li hanno un po' soppiantati, ecco, quindi sono diventati di prima scelta loro. Ovviamente gli oppioidi negli Stati Uniti, sappiamo, vengono dati con molta tranquillità, noi li teniamo come farmaci, direi, di ultima scelta o comunque non nei casi iniziali. Forse Brigida, direi che questo può essere più o meno la nostra overview su questa patologia, eh? Sì, direi di sì. Abbiamo toccato sostanzialmente tutti i punti, dalla sintomatologia, dalla diagnosi, dalla necessità di una dettagliata anamnesi clinica e direi in alcuni casi anche, per esempio, i video fatti a casa dal caregiver possono essere utili per interpretare alcune caratteristiche fenotipiche dei sintomi. Soprattutto quando appunto succedono spesso di notte l'addormentamento, avere la possibilità appunto di vedere quello che succede potrebbe essere utile. Abbiamo parlato degli altri aspetti che spesso si accompagnano alla malattia e del trattamento. Tante sono le soluzioni, sicuramente in un paziente con malattia di Parkinson è più difficile ricostruire l'anamnesi perché ai sintomi si iscrive anche la sintomatologia motoria, i blocchi motori, la cinesia notturna. Questo ovviamente non aiuta e ahimè mette in difficoltà il neurologo che si trova in pochissimo tempo a dover discriminare tutti i disturbi del paziente, ma sicuramente dopo oggi abbiamo delle informazioni in più e ci aiuteranno i pazienti a descrivere meglio i sintomi e a me a capire meglio quello che il paziente mi racconta. Se c'è qualcuno che vuole ancora fare delle domande, abbiamo ancora un po' di tempo. Approfittiamo del tempo che ci dedica la dottoressa Provini, perché è una fortuna. Sì, dicevi bene tu sulla registrazione a domicilio, è vero che tanti pazienti ci dicono ma è notte, io non faccio in tempo, però pensate che il sonno non è solo notturno, quindi ci sono tanti momenti, no? L'addormentamento pomeridiano, un addormentamento fatto in momenti diversi, quindi magari quella notte io sono sveglio, il mio partner sta già dormendo, perché in effetti con gli strumenti
anche il banale telefonino, abbiamo la possibilità di vedere cose che è molto più difficile interpretare se vengono spiegate. Per il riferimento alla malattia di Parkinson, dicevi benissimo, sappiamo bene, forse tu e io, che la letteratura è piena di segnalazioni in cui si cerca di dimostrare che la malattia di Parkinson è più frequente nei pazienti, la sindrome del legame senza riposo è più frequente nei pazienti con malattia di Parkinson, però, come ho cercato di mostrarvi, non c'è nessun legame tra le due patologie, quindi di fatto non ci sarebbero connessioni. Il fatto che funzionino gli stessi farmaci non vuol dire che la malattia sia la stessa, anche perché appunto nella sindrome del legame senza riposo non è stata dimostrata una carenza di dopamina, ma piuttosto una sua alterata accessione. Quindi è vero però che insomma forse queste patologie potrebbero essere associate. Discriminarla è molto difficile, se la sindrome del legame senza riposo ha preceduto il Parkinson ovviamente è più facile, ma ahimè le due età di insorgenza più o meno coincidono, quindi siamo sempre attorno, anche se avete visto ci sono casi ad esordio infantile, però l'età media di solito è quella più colpita per l'esordio. Ecco, credo che una buona osservazione è sempre il paziente che ne sa più di tutti. Quindi una buona osservazione di quello che mi accade in rapporto alle terapie che assumo, tenendo un po' conto che la sindrome del legame senza riposo a questi criteri può aiutare, perché poi riferire bene i sintomi vuol dire dare al neurologo la possibilità di curarci meglio, e questo è importante per entrambi. Ed è anche molto importante quello che dicevi tu sull'igiene del sonno e sulle buone abitudini, perché mi è capitato spesso che il paziente affetto da sindrome delle gambe senza riposo, un po' per alleviare i sintomi, un po' perché è insonne tutta la notte, fa un esercizio fisico intenso durante la notte, cioè proprio per alleviare il sintomo, e proprio come dicevi tu, per sfinirsi, per approvare quella stanchezza tale da poi determinare l'addormentamento, fa un esercizio fisico estenuante. Questo non è positivo, non è positivo perché la giornata poi incomincia al mattino, i sintomi, sì, appunto abbiamo visto, vanno incontro a remissione spontaneamente nelle prime ore del mattino, quindi questo è assolutamente inutile perché non dà beneficio se non quello di determinare una stanchezza fisica che non è produttiva per affrontare la giornata. Esatto, e l'altra cosa, noi che siamo a Bologna abbiamo gente che si alza a fare i tortellini o si mette a stirare, ecco, se vi svegliate di notte è meglio cercare di fare attività che riconcilino con il sonno, se vi attivate molto il sonno starà sempre più lontano. Bene, io ringrazio la dottoressa Provini, grazie, è stata un'opportunità anche per me, ringrazio l'INPE per questa opportunità, vi saluto e credo possiamo considerare concluso il nostro webinar Parkinson. Perfetto, io ci tengo a ringraziare tutte le persone che si sono collegate, che hanno seguito il nostro webinar con interventi o con osservazioni, ringrazio la dottoressa Brigida Minafra, la dottoressa Federica Provini per essere state con noi, e vi do invece appuntamento appunto al prossimo webinar che si terrà l'8 maggio sempre alle 15, sarà appunto sugli aspetti legali e previdenziali del malato e del caregiver. Allora, buon pomeriggio a tutti e un saluto dall'Accademia Limpedismo. Buonasera.